Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro buon Callisto, signori. Riprendiamo con Starfield. Signori, proseguiamo la missione principale. Abbiamo l'obiettivo di quello Matteo, ci aveva dato delle info, quindi stavamo seguendo un pochino quello che ci aveva detto. Dopo un episodio barra serie di missioni veramente molto molto importanti, anche un po' tragiche, ma la tragedia si è sviluppata anche oltre, perché signori sono tornato su Procione per recuperare tutta la roba rubata che avevo messo da parte. È persa, non c'è più nell'accampamento dove l'avevo lasciato, ci stanno i nemici, niente. Abbiamo perso tutto quello che avevamo rubacchiato, quindi non me ce fate pensare, perché sennò sono solo bestemmie. Abbiamo perso una madonna di roba. Oh, Matteo, è stato troppo lungo. Come i tuoi genitori? Tua madre sta ancora struggling con l'azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other, even as our universe becomes even more complex. È problematico, direi. That's not exactly what we mean. Comunque. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something... Vediamo, perché avevamo sentito quella parola da... We should talk about this inside. Ah, ok, dai, forse qualcosa lo sa, però, attenzione. Perché noi non è che ci fidavamo tanto del tipo, però Matteo ha detto, guarda, questo usa la parola unità, tante... insomma, chiediamo se magari c'è... Perché noi ricordiamo che siamo nell'occhio del ciclone. Do cazzo va? Ah, scusa, dove... come siete entrati? Oddio. Posso sedermi? Mi accomodo? Rimaniamo col caschetto e stiamo comodi, eh. Oh, now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Diciamo direttamente degli astrali e buonanotte. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought, we enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Non propriamente, però... esatto, non mi serve un sermone, vogliamo risposte a... Bravo. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Ma non è che era un astrale sto pellegrino, per sapere, eh? But if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Vabbè, comunque ci servono i fatti, Augusto. I understand you have doubts. Walk with me. Vabbè, dai. Spiega, racconta. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum. His addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Ma come no, ma scusa. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. Sì, eh? Vabbè, vado a parlare con loro allora. Work out of the well here in New Atlantis
helping the poorest citizens find a better life for themselves. Non funziona granché bene sta cosa. Are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Ok, va bene, io invece vado a lavorare seriamente, biondo. Namo, va. Allora, quindi torniamo nel pozzo. Guarda, signori, sono andato a rivedere la zona dove avevamo lasciato tutta quella roba. Veramente mi piange il cuore perché avevamo tanta, ma tanta di quella roba che non vi potete immaginare. Vabbè, ci pensiamo, va, se no sto solo bestemmi. Andiamo al pozzo. Allora, andiamo a parlare prima nell'ufficio della sicurezza con la prigioniera. Vediamo se ci dice qualcosa. Si può? Salve. Poi andiamo a vedere il sergente Yumi che vuole. Signor. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. It is something at Ma least scusa, ma da lì dietro? I suspect few others would. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. Okay. That is the truth. No more, no less. E dovrei sapere di più dal pellegrino. Scusa, ma he has mentioned it? Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down, but the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow, that is all. Non so, 4 battaglie e 120 rotazioni, può essere una, eh? Scusa. Unità, sai qualcosa? I have heard of no such thing. No. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Vabbè, noi then abbiamo capito. We are done. Leave me. Abbiamo capito un cazzo, però va bene. E adesso andiamo con la cosa degli Illuminati. Allora, il pure lei ci deve dire qualcosa. Ma you don't need to wear your helmet in here. You know that, right? Sì, lo so, ma pure tu indossi, ma è perché non mi posso mettere ogni volta. Those ecliptic mercenaries, the factions use them. Allora, sergente. Lui ci vuole. Back to small crimes and petty thieves. Vabbè, facciamo una cosa, ci veniamo a parlare dopo. Ci parliamo adesso? Parliamoci adesso intanto, poi vediamo, dai. Poi nel caso la teniamo attiva. Good to see you again under much calmer circumstances. You wouldn't be here about the job, would you? Might not be worth your time, considering your intanto l'attiviamo, poi nel caso. Dimmi tutto. Part-time security officer. The position's very flexible. You can basically work whenever you're available. No pressure. We've had some gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave, Jose's on loan to Sidonia. When it rains, it pours type of situation. Okay, okay. So really, we just need someone to fill the void. Interested? No, vabbè, possiamo attivare perché comunque nel caso poi se ci capita un compito dove stiamo, già là vicino possiamo fare. E vabbè, tu intanto right, just keep in mind this isn't going to involve your usual level of excitement. No mind altering terramorphs and explosions in the spaceport. Just simple good old fashioned police work. Your first assignment couldn't be easier. Go to MAST and check in with Agent Plato at Aegis. There was a package left at a dead drop and they need
You see security to handle it. He'll fill you in on the details. Va bene, lo faremo più avanti, dai. See you later. A dopo, a dopo. Allora, adesso possiamo andare nella sede dei Baron, dove siamo in realtà già andati quando abbiamo fatto la cosa delle chiacchiere con le tre fazioni, giusto? Dovrebbe essere parla con la casata degli Illuminati. E quindi andiamo nel pozzo che sta qua dietro. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale, siate sportiveggianti, abbiate pazienza se ogni tanto arriva un po' in ritardo il buon Callisto, ma lo proseguiamo, don't worry, non vi preoccupate. È solo che, come detto, sto periodo ogni tanto ci stanno delle uscite, delle anteprime o cose del genere, in quel caso magari cerco comunque di dare il giusto spazio magari ad un'anteprima se ho tempo... Cioè, se l'anteprima magari ti danno la possibilità di farla il giorno tot, in quel caso magari skippa un po' Callisto, che comunque Callisto ce l'abbiamo sempre di sottofondo e non c'è fretta, inteso come... Non c'è da rispettare niente di tempisticamente stretto, diciamo così, magari come... Cerca di farlo per le anteprime, cerca di portare il prima possibile. Anche perché siete in pochi a seguire e supportare, quindi... Sorry. Can I help you? We understand that you are busy, but this might be important. Anything you could tell us would be helpful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity Pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Sentiamo. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Vediamo se pure lui ci sa dire qualcosa in più o ci può non dire. Sounds like a gathering point or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Ok, comunque. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Torniamo dal custode. Vabbè, qua mi sa che non stiamo a risolvere una sega, però ci fidiamo. Passiamo da qui. Va bene, va bene. Anzi, anche prossima settimana, signori, mi raccomando, sintonizzati sul canale, che ci saranno tante altre anteprime molto interessanti, quindi... Si è impallato, sì. Devo aspettare lei o... torna dal custode, ma apparentemente non funziona, quindi... Vabbè. Abbiamo st'uscita di qua che... pare più affidabile. Più o meno, poi non è detto. Anche se... Andiamo allo spazioporto e... E poi naturalmente ci faremo... Allora, per quanto riguarda la casa del buon Callisto, signori, potrebbe essere anche un culmine. Abbiamo iniziato con il mutuo da pagare, potrebbe essere carino tenerla così come chicchetta finale, che finalmente Callisto riesce a pagare il mutuo, nonostante lo possa già fare adesso, però... altra cosa che in realtà dovremmo fare, lo so, per l'avamposto, per la nave, solo che me la devo studiare un attimo come cosa...
E soprattutto per... allora, per l'accampamento dobbiamo vedere, perché lì ci servono una manicata di risorse. Mentre per quanto riguarda la nave, più che altro dobbiamo ancora livellare un pochino alcuni progetti. Nel senso che se ci facciamo la nave adesso, abbiamo sbloccato solo il primo livello della componentistica. Quindi praticamente l'andiamo a fare, poi dobbiamo rifare un'altra volta. Insomma, non è granché ottimale come cosa. Cioè cercherei di fare magari una nave definitiva quando tra virgolette possiamo permetterci di fare una nave definitiva, non, forse non tanto lato economico, oddio, forse un pochino, però maggiormente lato punti di ricerca e sviluppo. Allora parliamo anche con Andrea, se la... no, si è persa Andrea, ci aveva detto che voleva parlare però Non tiene il passo. Vabbè. Vediamo che ci dice qua il santone. Noi gli diamo delle informazioni, numeri, cose. Ciao biondo, senti un po'. Oh, you're back. Non lo so. Was there something hidden in their stories, like we thought? Allora, secondo e due. Sì, è anche 120. Secondo e due, ok. Quell'altro dei 4 è 120. Quella... dice che ha combattuto per 4 volte nell'arco di 120 giorni. If there really is a location the pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Ok. What else did you learn? Quell'altro dice 2 e 2. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Pure a me. Indo, siamo sicuri? Prossima veneta che scopro lo chiamo Dodò, che ne dici? No, Dodò ci sta. Make someone laugh. Yes, that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. No, in realtà non credo, I know però. You're looking for a specific unity, but... if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? È una parola, dai, per trovato, vorrò prendermi le mie responsabilità, mica dobbiamo... What will you do? Even the most objective scientist holds a belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not Vabbè, è nostra esperienza, però. Permette di verificare i pensieri di una persona. Questa non è la facoltà di dare un'unità. E infatti, anche questo è vero. Non mi dà la facoltà di dare all'unità una definizione preventiva. Cioè, prima dobbiamo scoprire e poi vediamo. So you're committed to keeping yourself from seeing unity as anything other than a rational objective. Al momento sì. A goal you're bound to reach. Al momento sì. It is possible to seek evidence of something precisely to determine its nature and then define it. Vai, Andrea. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Arrivederla, caro, comunque grazie per things I wish to discuss with you. Sì, un attimo, fammi dare una salvatina. Dimmi. I
need you to know how much it means that you came for me. There is no way to properly thank you or to repay you for what you have done. Eppure questa, secondo me, già abbiamo avuto sta conversazione. Vabbè, avresti fatto lo stesso, dai. Vabbè, perché... Ah no, in questo caso perché si è aggiunto il fatto che abbiamo perso Sara. Vabbè, tu meriti come gli altri, non è che... I shall try to remember that. Spero allora di ricevere un amento, ok? Non potevo lasciare che morisse. Chi? Morissi forse? I know. We all know. Penso era tradotto male. A huge blow to Constellation and to each of us personally. But it could have been so much worse if you had not acted. Pagheranno comunque per ciò che hanno fatto, eh? We all are. But revenge should not be our primary motivation. Beh, però aiuta. Priority was always Constellation. Questo è vero, però. She would not want us lashing out in revenge. She would want us to get to the bottom of all this. Questo è pure vero. We will press on. We will continue our search and we will learn what these starborn are trying to keep from us. Now we truly know the stakes are too high to do anything else. Va bene, Andrejcia, direi che possiamo andare. Mo capiamo dov'è che dobbiamo andare a livello di Indo sta. Allora, vediamo all'obiettivo raggiungi Indo. È Indo secondo, visto che era appunto il secondo. Vediamo dove sta però. Sta pure qua vicino. Cioè, vicino, insomma, relativamente. Eccoci, andiamo a Indo. Saltino. E vediamo che riusciamo a scoprire e a combinare. Aia. Allora, ricordiamoci che adesso abbiamo... Aspetta che... Merda. Scudi. Però... però comunque da quando abbiamo fatto la cosa della mantide gli altri si cagano sotto, Gli spazianti hanno paura della mantide, che adesso siamo noi, quindi questo un po' ci svanga da alcune situazioni. E altra cosa, c'è anche da dire che noi adesso ci portiamo la cosa in saccoccia, quindi dobbiamo stare comunque accorti che ce l'abbiamo sulla navicella. Allora, anomalia dello scanner, avamposto industriale, riposo del pellegrino. Atterriamo al riposo del pellegrino. Sono scordato di scansionare, però in realtà una volta che scendi dovrebbe dirti. Segui le distorsioni dello scanner, parla con Vladimir per individuare sta minchia. No, in realtà non c'entra un cazzo Vladimir. Allora, noi dobbiamo arrivare là in realtà, no? Forse era un'altra missione quella che stavo a dire. Quello però è un simbolo un po' diverso. Cosa potrebbe essere? Comunque ogni tanto mi fermo nei pianeti dove atterriamo a guardare in alto ciò che ci circonda, perché è sempre... Ammazza. Aspettate, posso scannerizzare? Poi ti è incazzato. Ti è incazzato, ok. Però c'è da dire anche una cosa. Io ho comunque questa qua che per le bestie... Aia, scarica.
per le bestie al suo perché. Questa pure è un'altra bestia, mica è cattiva questa, non credo. No, vabbè. Queste lasciamo. Qualche passeggiatina ce la facciamo ogni tanto sui pianeti, anche perché anche questa è la cosa figa del gioco. Un po' di uranio? Può servire dell'uranio? Potrebbe servire, ma quello che mi preoccupa è dato dal fatto che se non parte significa che il nostro coso per... è vero. Probabilmente era rubato quello che usavamo per scassare le... Mannaggia la puttana di Eva, ho perso veramente una madonna di cose. Perché sennò sarebbe uscito in automatico quello lì. Evidentemente l'estrattore... Sì, no, non ce l'abbiamo più l'estrattore perché era rubato quello che avevamo. Così come la pistola silenziata e tante altre cose. Forse pure il cecchino? Boh. Vabbè, ormai non possiamo fare niente perché questo è... Purtroppo abbiamo perso tutto. Cerchiamo indizi. Ricordiamoci però a sto punto di ricomprarcelo il coso là, l'estrattore. Appunti del pellegrino 2. Quindi è questo il nocciolo dei miei... poi li troveremo anche i primi. Dei miei problemi. Per raggiungere qualsiasi risultato devo lavorare insieme ad altre persone. Ho bisogno di assistenti, di operai, ho bisogno di mani. Nel lavorare insieme finiscono inevitabilmente per fare domande. Io non riesco a fare a meno di parlarne. Comincia sempre in modo innocente. Voglio capire come sia possibile che una persona che crede nella scienza possa essere possa anche credere nel divino. Oppure hanno delle convinzioni errate, instillate da qualche retaggio quasi religioso. La mia debolezza è la mia incapacità di lasciar perdere. Voglio che capiscano e quindi provo, nel modo più delicato possibile, a indirizzare le loro menti nella giusta direzione. E poi arrivano altre domande e altre risposte. Il problema è che tengo realmente a queste persone. Sarebbe tutto molto più facile se non fosse così. Analizziamo anche le piantine. Vediamo questo dove li ha sparsi i vari appunti, che eccolo qua l'altro. Appunti del... questo è... Appunti del pellegrino 4. Finalmente un attimo di pace, un attimo di pace. Suona strano? È divertente. Perché sto cercando di essere divertente? Alla fine hanno fatto impazzire me? C'è differenza tra scrivere da solo e parlare da solo? La prima sembra sicuramente più accettabile della seconda. Ricordo di nuovo che la mia mente mi appartiene e anche se esiste solo quella, per me è abbastanza per credere a tutto il resto. L'unità mi ha ricostruito ancora. Questa volta agirò da solo, per ora. Il mio ego è un avversario formidabile, me lo sarei dovuto aspettare, ma la vanità, per fortuna, non è tra i miei vizi. Comunque, a quanto pare, il tempo trascorso in solitudine è, nel mio caso, tempo passato insieme a un uomo molto malato, o qualunque cosa io sia diventato. Non mi piace questa persona. Aspetta. Questo è il terzo. Oggi il mio assistente mi ha chiesto con voce sommessa se ci fosse qualcosa al di sopra dell'unità. Ho dovuto usare il mio autocontrollo per evitare di urlargli che riuscivo a stento a capire la confusione mentale che poteva aver portato a una domanda del genere. Era una domanda sincera e ho risposto come meglio potevo, ma se perfino il mio più fidato assistente qui dentro non riesce a capire la più elementare di queste verità, perché perdo tempo a spiegarlo a queste persone? Ogni parola che esce dalla mia bocca viene ingurgitata, fraintesa, equivocata, tradotta e ricordata male prima che possa provare a far loro il minimo chiarimento. Le persone sono necessarie, ma le persone sono follia. Ho cercato di ritirarmi, di andarmene per conto mio, di contattare l'unità a modo mio, ma mi hanno seguito, ovviamente, mi hanno seguito. Però... questi racconti del pellegrino... Aspetta, andiamo a vedere gli altri che sono curioso. Questo che era... Rocchetto di filo, babbone. Non sappiamo quanti ne ha scritti di appunti, ma... Siamo, ne abbiamo trovati 4, però insomma, non è detto che stanno in ordine, inteso che il quarto era l'ultimo, quindi andiamo a vedere qua.
materiali da costruzione li prendiamo perché ci servono. Abbi da camionista spaziale? No, dai. Mi pare più un Terminator che un camionista. Però ci sta, eh. Ok. Quali altri appunti? Questi sono il primo. L'ingenua semplicità degli umani ordinari non smette mai di stupirmi. I miei peggiori istinti, lo spirito malvagio, mi spingono a una forma di disgusto verso di loro, ma poi mi ricordo di essere a conoscenza di cose che loro non sanno. Non posso e non devo giudicarli in base alla loro scarsa lungimiranza, quando conosco fin troppo bene i paraocchi che offuscano la loro vista. Una volta li indossavo anch'io, dopo tutto. Spero per il loro bene che un giorno riescano a capire, ma per il mio desidero essere lasciato in pace. Allora. C'è della stanza chiusa, aspetta, prima leggiamo gli altri appunti, però controlliamo anche altre cose che qua quando c'è evidenza non si sa mai se sono materiali utili o cacate. Questi lì. Allora. Mi ritrovo a pensare ai suoi vari passati e ai miei possibili futuri. Immagino di continuare su questo sentiero, acquisendo più potere, più conoscenza e più crescita personale. Immagino di raggiungere di nuovo un altro mondo per incominciare il processo da capo. Una cosa è degna di nota: il sentiero sembra davvero essere gratificante. Ogni passo ha una sua ricompensa intrinseca e sento di pregustare i piaceri e di vedere una versione di me più appagata in quel futuro. A questo punto, al suo scopo di considerare tutte le possibilità, immagino che sarebbe se intraprendessi un sentiero diverso. Come sarebbe? Se smettessi di scappare, di cercare di accumulare il mio stesso potere, se invece cedessi alle fitte di compassione che sento nel cuore e mi concedessi di tenere alle persone che si raccolgono attorno a me ogni volta che cerco di lavorare. Se vivessi semplicemente, insegnassi, magari portando gli altri sotto la luce, e poi morissi. Anche questo sentiero sembra gratificante, anche in questo futuro vedo una versione di me appagata. Ma è qui che sta la differenza. Quando mi fermo a pensare a tutta la gloria che potrei ottenere per me stesso, il piacere svanisce quasi immediatamente. Quando invece mi fermo a pensare di restare e costruire qualcosa, la sensazione permane. A qualcosa di più concreto, più appagante. Non so cosa implichi questa differenza, ma sono grato per il tempo che ho impiegato per notarla. Aspetta, arrivo. Ah, vabbè, devo fare solo così. Se sei qui in cerca di risposte, sai quale domanda porre? Cos'è l'unità? Rispondo alla tua domanda con una domanda. Se hai letto i miei appunti, qual è il fardello delle persone? Le persone sono necessarie, ma le persone sono follia. Chi è il tuo avversario più temibile? Me stesso. Da dove può venire una soddisfazione duratura? Una bella bibita ghiacciata. Dalla crescita, dal migliorarsi, diventare più forti, no? Dal fermarsi, dall'accettazione, della compassione. Beh, forse quello... Beh, lo diceva aiutando gli altri, però. Sei qui in cerca di un vero significato. Se vuoi ancora trovarlo, nella prossima stanza c'è un ultimo... frammento di me. Io ho trovato la mia risposta molto tempo fa, ma non nel modo che pensavo. Spero che il tuo viaggio ti regali la verità. Vabbè, cioè, abbiamo beccato, no? Ok, l'ultimo appunto. Intanto fammi vedere che... Vabbè, ci potremmo fregare. Crostata, la tieni. Aumenta i danni delle armi balistiche del 5% e va bene. Snack non ci interessa. Divisa medica, elegante, per carità, interessante, elegante, la prendiamo, guarda. No, perché poi vorrei fare a casa tutti i manichini con queste stronzate. Appunti finali del pellegrino. Non so quale sia la risposta giusta, forse non lo saprò mai. Tuttavia sono sempre più a mio agio a non saperlo. Più rifletto sul mio stare qui, in questo mondo, in questo momento, più credo che sia esattamente il posto in cui devo essere.
Questa volta sarà diverso, non riguarderà me, quindi non dovrò scappare. Potrò davvero costruire ciò che voglio invece di dovermi affannare a sistemare qualcosa che altri hanno creato in mio nome. Potrà essere qualcosa di utile, io potrò essere utile. Mi lascerò alle spalle quell'altra persona. Questo mondo non ha più bisogno di lui. Lascialo morire. Lasciami vivere per illuminare l'universo benedetto che ho davanti a me. Mi hai trovato alla fine del mio viaggio, ma per sapere tutta la storia devi trovare il punto d'inizio. Su Ilia II, l'isola nasconde lo scorpione, il cui pungiglione nasconde la verità. Ilia 2, scorpione. Ok. Andrea, già, mettiamoci in marcia. Qua abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi penso che possiamo andare. Dov'è che stava? Di qua. Mazza, sta lontana. Rotta inesplorata. E vabbè, famo una cosa alla volta. Qua ci arrivi almeno? Quasi. Qua ci arriviamo con i salti fino a Porri, ma ci arriviamo, dai. Poi da qua ripartiamo oltre. In teoria ci dovremmo arrivare, no? Ah, noi eravamo arrivati comunque anche a Albattani. Capito che è rotta inesplorata, ma almeno arriva qua, mannaggia la puttana, no? Dai, non mi fa perdere tempo. Si vola. Tanto comunque ci dobbiamo rimettere in marcia, quindi stiamo a gigione già. O ci possiamo arrivare? Salta pure qua. Arrivo, eh? Con calma e circospezione ci mettiamo in marcia. Io posso pure accettare, ma stiamo a... Ah, ok. Arrivederci. No, un'altra volta. Our grav drive is old, like really old, and I'm afraid it's giving up the ghost. Sì. E tu dovrei comprare io? Che sarebbe? The League of Independent Settlers. They helped us choose a new home, outfitted us, and gave us some good advice. But once you head out, you're kind of on your own. Vabbè, quindi siete bloccati qua, no? We have a workbench here, but we need just common old iron, a lot of it. Then we should be able to jury-rig some repairs. Any chance you have some? We'll pay non credo. More than the iron's actually worth. Ah, ok. Ma te lo posso portare un'altra volta? Non ho 20 unità di ferro per voi. Che cazzo. It's just dead. The whole unit is like a brick now. No power readouts, the diagnostic. Ho capito, però non ce l'ho, quindi. Mi spiace, ma non posso fare niente. Ah, vabbè, se vedrò qua, ok. Ma questo Callisto è una brava persona, mo a parte tutto. O no? A quelli altri abbiamo pure pagato il gravimotore, l'anima dei mortacci loro, via. Va bene, sti coloni comunque tutti quanti mezzi ammaccati stanno, Fermatevi qua, atterrate, poi piano piano organizzate, no? Andate a raccattare il ferro, magari sta proprio su sto pianeta qui. Fate prima. Allora, qua vediamo come atterrare e dove. Allora, avamposto industriale, rovine antiche. Perfetto. Possiamo? Dimentico sempre di scansionare, mannaggia la puttana. No, perché poi c'era sempre quello... Chi è che si ricomprava i progetti? I cosi di... Vladimir, mi sa, tra l'altro.
Eccola là la cosa dello scorpione. Tra l'altro sembra anche una cosa fighissima. Pericolosissima, ma fighissima, no? Such beauty in the midst of nothingness. Infatti, è quello che dicevo pure io. Andiamo direttamente alla cosa dello scorpione, va. Questo non sembra cattivo, eh? Apparentemente. Cioè, visivamente sì, però. Non lo so che potrebbe significare, ma ci facciamo un chiappettà nel caso. Salve. Mazza quanti sono. Però non sono cattivi, eh? Cioè, per ora. Poi ci guarderemo. Dai, che a te non t'ho scansionato. Così. Non è vero. Temperamento territoriale. Risorse a Roma. Per ora, poi. Sarà Lazio. A Roma, Lazio. Pessima. Non so, abbiate pazienza. Ok, vediamo pure le piante. Argento. Posso? Era uscito il simboletto, ma raggiamo col glifo. Drecia, la vedi al cazzo? Ma devo continuare a cliccare o... Ah, lo sposto il glifo. Vaffanculo. Aspetta un po'. Devo puntare a qualcosa là, immagino. È l'ultima stella dello scorpione. Ah, me devo spostare? Quindi devo solo fare sta cosa? Ci ha segnato dove dobbiamo andare e nello specifico dov'è? Aspetta che ci dobbiamo allontanare abbastanza. Ok. Poi vabbè, per il momento facciamo quello che dobbiamo fare, poi. Dai. You found me. I knew I made the right choice in letting you go. Che intendi dire? Aspetta. Proviamo a fare i duri, ma non credo funzioni granché. L'emissario. Mm.
Vediamo. Però sono curioso io, signori. Proviamo. Aspetta, prima buttiamo la frecciatina. Proviamo? Beh, signore, la curiosità c'è sta. Ha cacciato, stai calmo, eh. Stiamo accorti comunque, perché noi ricordiamoci che abbiamo i pezzi qua sulla nave, eh. Quindi fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Facciamo un tentativo. Più che altro perché c'è sempre la curiosità. Di capire chi so che vogliono. Recupera i seguaci in attesa. Aspetta, che cazzo di missione. Tra le attività, che sarebbe? Non ce la spiega. Introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause, others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? By the way, you ucciso, cacciato. We warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. And who gets to say that? You? Me? The emissary? O dico io. I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. You've really come a long way since the Welcome to Constellation speech, haven't you? E resta in silenzio. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the lodge to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours.
They are all connected. I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should... Sì, ma sono poteri de merda, te devo dire. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Chiediamo, va bene. It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. Quindi sostanzialmente ci sono, vabbè, universi paralleli, i manufatti permettono di viaggiare tra questi universi paralleli per poi raggiungere i templi dove prendere i poteri, che per ora sono poteri un po' de merda, quindi insomma, magari anche non scannarsi per ste cose, o no? Qualche versione della stessa persona, sì, che magari appunto saltava da uno all'altro. My other self wants you to walk the path he walks. To give up, to appreciate the universe. Quindi si era preso in ostaggio da solo. Un'altra versione di sé. Person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Bah, scannatevi tra di voi e non rompete i coglioni, perché giustamente ognuno dei due vuole manufatti per andare, ok. Starborn searching for them, fighting over them. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine or the Hunters. Yes, let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Allora, parlare, ma posso dare un'occhiata pure alla nave? Non pensavo come... Un po' sterile, un po' così. Per carità, è bella la vista, senza ombra di dubbio. Però, però, ma se io parlo con... I'll tell you everything I can. Chiediamo un po' di cose che sono curioso. The device they create is called the armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Vabbè, quindi gli astrali sono persone normali che però hanno la capacità, grazie appunto ad aver raccattato i manufatti, a saltare da un universo all'altro e da lì diventano appunto astrali. Per quello forse l'Ale, il pellegrino, diceva, sono rinato, rinato in modi diversi appunto. Vediamo. You've seen the terror the hunter causes.
Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Com'ero nel tuo universo, il buon Callistone, per sapere? I never know who you are when I meet a new version, but so much of you stays the same. It's hard. But each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. Eh sì, perché come detto era successa la stessa cosa. Ma quindi probabilmente tutti gli astrali sono quelli che al momento anche nel nostro universo stanno all'interno della di Constellation. Perché questa è Sara, quello è il vecchietto. Può essere che tutti quanti sono, quindi non so tantissimi, non lo so. E vediamo che ci dicono. It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you, offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Vabbè, parliamo pure con lui. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter. But the Unity itself doesn't judge. To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Quindi io se entro in unità diventerò il prossimo emissario. Hundreds of variations of me, hacking through Constellation, and it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. Cioè, vuoi dire che negli altri universi Callisto è un salame? I don't get many of those anymore. Vabbè, abbiamo beccato il Callisto buono. No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Va bene, va bene. Vabbè, comunque tutti e due hanno lo stesso obiettivo, quindi
tutto sommato là stiamo. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how to sta cercare di comprarmi, eh. Seek the moon of old earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here to open the way. La, beh, la luna della prima casa, sì, è la Terra, visto che è la prima casa degli umani. La luna della Terra nel sistema solare, vabbè, sì. Vabbè, vediamo. That is all I ask. I hope you see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Ok, ok. Va bene, poi andremo anche sulla luna, allora. Bella stazione di ricerca della Nova Galactic. Torna alla loggia. Vabbè, ma noi comunque... Scusa, eh. In ogni caso, noi qua in questo pianeta... Ah, non scansionabile neanche. Credo che non ci dobbiamo neanche atterrare a sto punto. Lui è andato a parlare con... passato, aspetta, come che si chiama quell'altra? Potere, potere, potere. No, per capire. Vai all'ultima stella dello scorpione. No, allora era questo. Perché appunto la... era per contattare la Scorpius. No, pensavo che poi magari anche sulla Terra ci fosse qualcosa. Invece era solo un modo per dargli sostanzialmente appuntamento. E... ok, ok, ok. Quindi anche questa l'abbiamo completata. In realtà ne abbiamo completate due, sia l'unità che sulle loro orme. E adesso si dovrebbe andare appunto alla loggia. E non solo, perché abbiamo sia la loggia che... la luna in realtà. E poi raccogliere un po' di poteri. In realtà 4 poteri. Che buona rottura di coglione raccogliere i poteri. Però ci può stare. Ma a questo punto ragazzi io direi di salutarci qui con questo episodio, perché effettivamente oggi abbiamo fatto anche un bel po' di cosette. Quindi molto molto interessante come cosa. Spero che vi sia garbato questo episodio. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima, signori. Un saluto a tutti da Gueltaleale.